5 il punteggio. Verona va a servire ancora con Jetski, lo riceve Urnaut. Questa volta molto bene Sbertoli per cosa bene, questa volta funziona. Questa volta gli ha fatto un servizio proprio ad hoc, bellissima palla da fuori campo e era Sbertoli, bellissima 7. Ma il francese, primo servizio della sua gara, ha ricevuto molto bene però da Bonami. Allora Spirito a cercare Aghini, è fermato da un bravissimo Matteo Piano. Poi Jensen che attacca di Mancina, fermato anche lui, occasione per i Meneghini. Gianquatri! Chiude il punto Gianquatri, vicino al muro Aghini, ma non ha bastato. Bravo Gianquatri, ma io dico bravo anche Matteo Piano che sta tenendo marcato Aghenier perché si ricorda molto bene le altre due match. I primi... Non ha bisogno di un break per tornare in controllo. Qui arriva la 5 di Kaczynski fermata da Kozamernik, allora deve organizzarsi la squadra ospite, prova con gesti, buona la difesa, palla non bellissima di Sbertoli, Verona però non riesce a giocarla alla perfezione e allora cade la palla dopo il tocco di Kaczynski, Milano riesce a portarsi a casa un punto un po' rocambolesco. Ma comunque combattuto. Combattutissimo, sono riusciti a fermare la diagonale dell'americano e con un bel muro a tre. 15-12 risultato, ancora Sbertoli, ancora palla morta. Poi arriva Jensen, attacca quasi senza muro, ma Milano lo difende, poi la palla rimane lì. La tiene su Bonami, vediamo se attacca Verona, no, regala la tribola, allora Milano si deve riorganizzare, va con Urnaut, chiude Urnaut, chiude il punto, e qui però mezzo punto, anzi forse qualcosa di più a Pesaresi che ha fermato un attacco di Jensen senza muro. Diamogli tre quarti di punto perché Jensen senza muro che non fa punto, credo che dipende dalla ricezione, potrebbe ridargliela. Buona recensione qui di Urnaut, adesso la palla va a Patrick, prova solo le mani del muro, poi un po' errore di Jetski, allora Bonami deve recuperare, Jetski regala la free ball, Ishikawa a Sbertoli che può tornare dal giapponese, lo fa! Celebrazione di Yoki Ishikawa, 18-14. Questa veramente me la voglio godere perché questo è un gesto pallavolistico, questa diagonale, non lunghe, dalla zona 2. 19-15 va a servire Jan Kozamernik che non spinge, ricevuto da Bonami, adesso attacca Kaczynski fermato, Jensen si ostacola un po' con Bonami e poi arriva il burone di Tine Urnaut a Aghenier, quanto gli è tornato indietro forte, mamma mia, ma bravo Urnaut, veramente saltato con il giocatore di Verona, servirà su Kaczynski. E a servizio di Piano riceve Jetski non benissimo, Spirito per fare Zingel, Murato Zingel la tiene viva, Verona con Jetski, ancora Zingel la tiene viva, incredibilmente un rolto in tuffo, poi Ishikawa chiude il punto, Ishikawa con un mani fuori, ma cosa ha fatto Tine Urnaut? Ricordiamolo Lorenzo, se ce la fanno rivedere perché ha fatto una palla in difesa non spettacolo bella, puro sull'attacco di Zinger, poi Ishikawa chiude il punto, ma qui Tine Urnaut, grandissimo merito, 25-18. Se non lo fa lui, Giorgio. L'altezza c'è, esatto. 5-10, Jan Kozamernik al servizio per Milano. Lo riceve Bonami, non bellissimo la sua ricezione. Poi, diciamo, due tocchi non impeccabili da parte di Verona, non ravvisati dal primo arbitro. Poi arriva Urnaut, prova a chiudere il punto, non lo fa. Allora Milano ha una nuova opportunità con Leandro Mosca, ma Ishikawa tutto fare, questa volta al pallone. Ishikawa che ha alzato un primo tempo a Mosca, veramente indietro, spettacolare. Mi viene da sorridere, scusa Lorenzo. Aghenier in battuta di nuovo. Il soufflot ricevuto da Federici che lo alza per Sbertoli che cerca la palla per Kozamernik che chiude il primo tempo 12-17. Girata molto bene Kozamernik, il move centrale, Kaczynski era andato in lettura mettendo le mani tutto sulla diagonale in zona 5 e lui l'ha girata molto bene in zona 1. E Kaczynski al servizio per l'NBV. Riceve Urnaut, Sbertoli a cercare proprio Urnaut che si vendica così dell'ultima chiamata al video check con un grandissimo punto in diagonale, probabilmente è passato in mezzo al muro perché esatto perché Kaczynski
quest'altro check proprio. Adesso parte Sberto, l'Italia, il servizio tagliato mette un po' in difficoltà Verona che riesce comunque ad attaccare, grande muro di Ishikawa, occasione adesso per l'Allianz, proprio con Ishikawa, Yuki Ishikawa, Milano si porta sul 2-0, rimontando lo stand che poi era stato sotto per tutto il tempo. Che cosa ha fatto Milano, che cosa ha fatto l'Allianz qui? Mamma mia, hai detto tu Giorgio, queste partite servono a dimostrare la maturità dei giocatori, e poi non l'ha dimostrata la squadra. Assolutamente sì. Adesso 4-1, serve ancora Canetti. Riceve Ishikawa, verde la cercare, proprio il giapponese, diagonale del giapponese. E qui rimette le cose a posto dopo l'errore precedente, 2-4. Gran braccio veloce di Yuki Ishikawa. E qui avrà fatto brillare tutti gli occhi a tutte le proprie tifose. Sono due brutti clienti a muro, Si torna a giocare con Patrick, serve forte, Jaski tiene questa volta, poi va anche a attaccare, la difende in qualche modo Milano, deve alzare Patrick, arriva Mara, forte, sulle mani del muro, 10-13, Stephen Moir, il canadese ha approcciato alla grande questa partita, non aveva giocato nei precedenti due set, adesso è entrato un muro, un attacco money out. Sì, sì, ma Mar non vorrei che ci pensasse un giudizio da tifoso, ma era fallo. Qui intanto riceve Pesaresi il servizio di Verona, allora Matteo Piano chiude il primo tempo, rimette tutto in parità, 20-20 e praticamente ritorna Patria al servizio, si è completato un altro giro. E qui che è iniziata la rimonta di Milano. Sul 20 Jean Patrick torna al servizio, ancora picchiare forte, ancora Jaski in difficoltà. Bonami prova a servire di nuovo lo statunitense che va contro il muro a 3. Ishikawa, gran difesa, Pesaresi deve alzare col bagger, arriva Patri, tocco del muro e punto di Jean Patri. Milano ha giocato una partita perfetta. La più bella azione della partita questa, anche non per bellissima difesa. Poi anche la stata in bagger di Pesaresi. Applausi per questa pallavolo spettacolare. Adesso Milano 22-20. Ha cambiato marcia la Canetti. Ricevuto da Pesaresi, sberte da cercare Ishikawa dall'altra parte, diagonale di Ishikawa, la chiude Yuki Ishikawa. Milano è tra le migliori 8 della Superlega Credem Banca, eliminata Verona in 3 partite. Milano adesso andrà a giocarsi i match che più contano, quelli con le big. Milano si è guadagnato.